Intanto in Austria il cancelliere Kurz ribadisce, Vienna condivide la preoccupazione della Germania di rimandare nei paesi di primo ingresso i migranti, misure che potrebbero richiedere l'intensificazione dei controlli alle frontiere, Brennero compreso. Il corrispondente Rino Pellino. Controlli capillari ai confini con Germania e Italia, 2 volte per 5 giorni a luglio e settembre. Dopo l'annuncio, il governo austriaco si appella a ragioni di sicurezza legate a incontri internazionali, ma è ancora una sospensione di Schengen, come minacciato dal cancelliere Sebastian Kurz il giorno stesso in cui assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea. Minaccia ribadita stamane, anche se, ammette il ministro dei trasporti, la chiusura del Brennero sarebbe un disastro economico. Reazione a catena innescata dalla Germania con l'accordo imposto dal bavarese Seehofer a caccia di voti per le elezioni regionali di ottobre. Angela Merkel lo ha difeso in TV. Al massimo 48 ore nei centri di transito allestiti al confine con l'Austria, poi i richiedenti asilo che non possono essere respinti vanno trasferiti in centri di accoglienza. Accordo comunque bloccato dai socialdemocratici che non vogliono centri di detenzione. Se ne riparlerà giovedì dopo la visita di Seehofer a Vienna o forse dopo l'incontro Seehofer-Salvini l'11 luglio. Attenzione agli amici di Salvini, ammonisce il presidente del Parlamento europeo, Tajani. Vogliono destabilizzare l'Europa, non fanno gli interessi dell'Italia.